Brutta pagina di sport al 91esimo di Vastese Notaresco, il derby del girone F di Serie D con il tecnico ospite Massimo Epifani finito in ospedale dopo una gigantesca risa scatenatasi nei pressi degli spogliatoi. Un brutto finale di derby di una giornata tesa sin dalle prime battute. In campo vince la Vastese che supera con il più classico dei risultati la formazione rosso-blu che vede sempre più lontano il primo posto. All'Aragona è stata sfida senza esclusione di colpi fra i locali decisi a blindare la salvezza e gli ospiti intenzionati a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Campobasso. Alla fine l'ha spuntata la squadra di casa che vede la salvezza ora molto più vicina. Avvio equilibrato con una maggiore pressione ospite. All'11esimo Marchionni dai 20 metri mette a lato con Di Rienzo che era comunque sulla traiettoria. La squadra di Epifani prova a fare la partita ma la Vastese chiude tutti gli spazi. Il match non regala grandi emozioni fino al 28esimo quando Marchionni prova il gol della domenica ma Di Rienzo si supera e salva. Gli ospiti premono con più decisione con la squadra di D'Adderio pronta a ripartire in contropiede come accade al 41esimo dopo una leggerezza di speranza con Martiniello che poi in area mira al primo palo trovando la risposta di Sciva. Si resta però sullo 0-0 con i locali ancora minacciosi al 45esimo con un diagonale di Martiniello che fa terminare la sfera di un soffio al lato. Nel secondo tempo ospiti in campo con Sorrini, Bonavoglio e Palumbo al posto di Di Stefano, Blando e Bana. In campo però nella prima parte di ripresa accade davvero poco fino al nono quando Martiniello per la Vastese in area di rigore gira a rete con la parata del portiere del Notaresco. La squadra ospite non ci sta e si butta in avanti al 14esimo. Punizione di Acquadro con la respinta difficoltosa di Di Rienzo e con la palla che termina Ulcese che trova ancora la risposta del portiere prima della conclusione di Palumbo. Passa un minuto e tocca a Marchionni provarci con un tiro cross che crea ancora apprensione in area aragonese. Si dispera in panchina il tecnico rossoblu Epifani con la sua squadra che alza il baricentro mentre al 17esimo ci sono però le proteste locali per una caduta in area notareschina di Mamona con Borriello di Arezzo che lascia proseguire. Gara che finalmente si ravviva con la Vastese che però non sta a guardare. Al 19esimo ancora Mamona mira l'incrocio ma mette fuori mentre al 21esimo ci prova Di Prisco di testa con Sciba che respinge. Al 25esimo ancora una sostituzione nel Notaresco con l'ingresso in campo di Dos Santos per Olcese. Al 27esimo però è ancora pericolosa la squadra di D'Adderio con Monza che in area scarica su Sciba che salva ancora. Fioccano ora le occasioni dall'una e dall'altra parte con il punteggio che resta sullo 0-0 fino al 36esimo quando a spezzare l'equilibrio ci pensa Mamona che fa tutto da solo entrando in area dopo una sgroppata prepotente e mettendo di potenza il pallone alle spalle di Sciva e facendo esplodere la gioia dei suoi compagni. Vastese in vantaggio e formazione ospite che non riesce a reagire e così al 42esimo Di Prisco con la complicità di Sciva raddoppia regalando così alla Vastese il 2-0 ma soprattutto tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Notaresco. Un brutto colpo che non sarà semplice da smaltire, poi il brutto finale che nulla ha a che vedere con lo sport. Paolo D'Ercole, non si può non partire da quello che è successo al 91esimo, questa rissa gigantesca nei pressi dello spogliatoio. Epifani è andato in ospedale, quali sono innanzitutto le condizioni, se già avete saputo qualcosa? No, le condizioni non le sappiamo perché adesso il mister è in ospedale a fare gli accertamenti, spero nulla di grave, però penso che quello che sia successo sia una cosa vergognosa, una cosa, come ho detto ai vostri colleghi, penso una cosa che si ricorda il calcio di vecchi tempi, ma sono cose che non minimamente dovrebbero succedere nei campi di calcio, nello sport e soprattutto tra due società della stessa regione. È sembrata quasi una cosa prevenuta perché comunque la partita l'abbiamo persa noi, quindi non è che ci poteva essere così tanto nervosismo, perché da parte nostra non c'è stato nulla, soltanto la rabbia di non aver portato a casa questa partita, ma che adesso è andato completamente in secondo piano. È accaduto tutto proprio dopo il triplice fischio finale dell'arbitro, proprio nei pressi dello spogliatoio, in pochi secondi è successo il putiferio, il finimondo. Guarda, io non ero in tribuna, quindi non ho... Eravamo anche noi in tribuna perché era appena terminata la partita. Non ho visto, però ho visto poi il mister a terra, sinceramente non è stata una scena bella, anzi, tutt'altro. Mi auguro che queste cose non succedano più nello sport, ma penso che sia giusto che le persone che abbiano compiuto questo gesto ottengano quello che devono ottenere, poi non lo so. Allora parliamo di questa partita, una partita giocata a viso aperto delle due squadre, tante occasioni, alla fine ha prevalso la Vastese, ma poteva scaturire qualsiasi risultato dalla partita di oggi?
Sicuramente abbiamo fatto una partita, ci abbiamo provato, il primo tempo siamo stati un po' contratti forse per il risultato perché comunque sappiamo che non possiamo fare più passi falsi, e però secondo tempo siamo usciti fuori, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti consecutive, poi il primo gol probabilmente ci ha un po' tagliato le gambe, il risultato quello è finito. Finita per il primo posto. No, ma per me non è mai finita. Noi sappiamo di stare facendo un grandissimo campionato, quindi l'obiettivo di questa squadra era quella di lottare al massimo. Io personalmente, come anche i ragazzi della società, non ci accontentiamo di niente. Quando la matematica ci dirà che non possiamo fare più niente, vi dirò che non è possibile più fare nulla, però per adesso continueremo a giocare. Da Dario, una bella vittoria della Vastese, purtroppo rovinata da quello che è accaduto al 91esimo, il tecnico del Notaresco in ospedale. Non possiamo non partire da quello che è successo dopo il triplice fischio finale dell'arbitro. Lei cosa ha visto? Io ho visto che la partita è iniziata al primo minuto, quindi non al 95esimo. Quindi il mio commento sta dal primo minuto. Poi se vogliamo parlare del 95esimo è una cosa. La partita dobbiamo esaminarla perché il compito mio è uno, parlare della partita, non di quello che è avvenuto dopo perché io stavo negli spogliatoi. Quindi ci hanno messo in difficoltà i primi 20 minuti. Noi abbiamo preso le contromisure nella seconda parte del primo tempo e abbiamo avuto qualche occasione, ma loro sono stati devastanti nei primi 25 minuti dove noi abbiamo capito veramente poco. Quindi una squadra forte, una squadra che non solo è ben organizzata, ma ha valore nei singoli e nell'organizzazione. Dopo è venuta fuori anche la Vastese, che forse ha qualcosa in meno sotto il profilo dei singoli, ma ha poi dimostrato di essere pari loro. E noi dobbiamo commentare questa vittoria che per noi è importante in funzione e come obiettivo per la nostra salvezza, perché il Covid ci ha rovinati, ci ha declassati e ci ha creato problemi non solo fisici, ma anche psicologici. C'è gente che ora sta giocando e sta a tre pistoni, ce n'ha quattro. E lui aveva detto dopo il pareggio di Campobasso, abbiamo ottenuto un punto importante con la capolista, cercheremo di fare altrettanto bene con il Notaresco e oggi alla fine ci siete riusciti. No, lì ci invitavano a fare bene col Notaresco. Noi abbiamo fatto bene col Campobasso e non ci tiriamo indietro col Notaresco. Rientra nell'etica sportiva di ognuno di noi, ma soprattutto in funzione della classifica. La nostra non è che vogliamo fare un piacere all'uno o all'altro, no, noi vogliamo fare i punti per la nostra classifica.